Siete tutti invitati al 9° congresso dell'Associazione Luca Coscioni, si terrà a Milano il 6-7 ottobre. Perché è importante esserci? Perché ormai da moltissimo tempo non si sentiva nemmeno parlare più di temi delle libertà individuali, l'eutanasia, la fecondazione assistita, la scienza, la ricerca, perché non fa più comodo, non fa comodo alla politica dei partiti e dei potenti. Allora soltanto con dei casi individuali, la coppia che aveva fatto ricorso in Europa contro i divieti sulla legge 40 e la sentenza della Corte europea, il caso del cardinale Martini, la scelta di non sottoporsi a determinate terapie, il film su Eluana Englaro, il caso dei bambini e dell'accesso alla ricerca con le cellule staminali. Ecco, soltanto attraverso dei casi individuali si è imposto un minimo, si è chiuso subito, ma di spiraglio di informazione e di conoscenza su questi temi. Il motto dell'Associazione Luca Coscioni è proprio dal corpo dei malati al cuore della politica, cioè aiutare a che drammi privati, magari vissuti con disperazione, diventino invece occasione di speranza, di forza per conquistare libertà per tutti i cittadini. Ecco perché è importante esserci al 9° congresso dell'Associazione Luca Coscioni. Si parlerà di appunto ricerca scientifica su cellule staminali, fecondazione assistita, eutanasia, testamento biologico, disabilità e tante altre cose, sabato e domenica 6-7 ottobre, Palazzo Reale a Milano. Iniziamo sabato alle 9 e sarà anche l'occasione per farci gli auguri di 10 anni di attività dell'Associazione Luca Coscioni.